Non lasciarmi, ti prego! Ehi tu, ragazzina, via da quella porta! Tuo padre morirà per aver servito i ribelli. Papà, ti voglio bene! Deve essere Chiara, la bambina di cui parlava Ezli. Quindi è Akane in quella cella. Mi dispiace, Ao. Non farmi del male, ti prego. Volevo solo dire addio a mio padre. Non voglio farti del male, Chiara. Sto dalla parte dei ribelli. Come sai il mio nome? Il tuo amico Ezli mi ha detto di aiutarti. Ma davvero? Sì. Allora, perché non mi dici cosa è successo? Mio padre incolpa Kukulkan per la morte di mia madre. Gli ho detto che niente ce l'avrebbe restituita, ma non mi ha dato retta. Ha provato a uccidere Kukulkan e ora verrà giustiziato e non mi rimarrà più nessuno. Ehi, ehi. Andrà tutto bene, piccola. Ti aiuterò io. Davvero? Ci sono altri ribelli qui nella piazza. Anche loro vorrebbero aiutarci, ma hanno troppa paura. Forse puoi convincerli tu. Farò ciò che posso, Chiara. Te lo prometto. Non lascerò che ti separino da tuo padre. Grazie, Ao. Chiamami Lara. Voglio liberare il prigioniero, ma non posso farlo da sola. Devi essere l'Ishiki di cui parlava Onuratu. Se pensi... Mi trovi qui quando... Osequi, Ao. Sei soddisfatta delle esecuzioni? Le esecuzioni? Sì, ma ti chiederei di sospendere le preghiere per ora. Vuoi ancora aiutarci? Sì. Appena le guardie se ne vanno, sai dove trovarmi. Perché l'assistente ha suonato... Non ti allarmare, sono amica di Onuratu. Sto cercando di liberare il prigioniero e mi serve il tuo aiuto. Certo, ma quelle guardie ci uccideranno se ci avviciniamo troppo. Occupati di loro, poi farò quello che ti serve. Suoni il tuo strumento per un emissario degli dei? Sarebbe un onore, Ao. Questa musica, non partiremo mai con l'esecuzione. Su via, dobbiamo assicurarci che fili tutto liscio. Le guardie sono a posto. Allora suono la chiamata forza. Alla preghiera? Non ora. È sgombro, aiutami ad aprire la porta. D'accordo, veloci. Dovrebbe andare. Adesso insieme. Che vuoi, sacerdote? Tranquillo, sono un'amica. Non somigli a nessuno dei miei amici. Credimi, sono un lupo travestito da pecora. Tua figlia ti aspetta. Puoi camminare. Chiara! Cavolo! Chiara, scappa! Mettiti in salvo! Ti troverò! Riuscirò a tirarci fuori. Ora ti riconosco. Sei la straniera che ho visto con Onuratu al villaggio di sotto. Anch'io ti riconosco. Ti avevano detto di lasciare stare Kukulkan. Di qua. Resta vicino. Sono vecchie caserme. Da questa parte. Arrivo, Chiara. Scoraggiamoci. Insieme riusciremo a spostare questa pietra. Grazie per avermi indicato la strada. Sei stato tu. Non quella strada. La via per le cose importanti. Per mia figlia. Prendi questo coltello. Era di mia moglie. Volevo usarlo per uccidere Kukulkan. Ora non mi serve più.